Il Partito Democratico, in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, in questi anni, ha svolto un lavoro straordinario. Noi abbiamo preso un paese che stava al meno 2%. Oggi andiamo verso il più 2%. Quando lo dicevano io mi prendevano per matto. Oggi stiamo andando lì. Padoan, che è serio, ha detto gli investimenti pubblici arriviamo al 2%. Cioè la tesi che noi utilizziamo da 4 anni. Era un paese che aveva una disoccupazione giovanile al 44, ora è al 32. Dobbiamo portarla al 20. Era un paese che aveva la disoccupazione al 13, ora è all'11, la dobbiamo portare sotto il 9. Era un paese che aveva un indice di fiducia tra i più bassi. Obama mi disse la prima volta, farai la fine della Grecia. No, con tutto il rispetto per la Grecia, nel senso che a fronte di tutto questo, il PD ha preso sto paese per mano e l'ha tirato fuori dalla crisi. Ce la vogliono far pagare. In tanti modi. Ce la vogliono far pagare con le fake news, ce la fanno pagare con le prove false nei complotti costruiti ad arte, ce la vogliono far pagare negli editoriali e nell'accusa per cui persino su Macerata qualcuno ha avuto il coraggio di dire che il problema è il PD, quando il PD è quel partito a cui hanno sparato a Macerata. E chi mi dice, ma il PD dov'era a Macerata? Il PD era a Macerata con il suo sindaco, Romano Carancini, a cui va il mio abbraccio. Il PD era a Macerata col suo ministro dell'interno, Marco Minniti, che ha gestito questa vicenda con la consueta capacità. Il PD era a Macerata con i suoi uomini, Orlando che è andato a trovare per primo i feriti, Martina che è andata a visitare. Ma il PD a Macerata era in quella sede, presa di mira da una pallottola, perché quel fascista, candidato con la Lega che ha sparato, quel fascista che ha sparato a 6 ragazzi di colore, cui va il nostro abbraccio e la nostra solidarietà, ma ha sparato anche alla sede di un partito politico ed ha scelto di sparare alla sede del PD. Vorrei dire a tutti con l'orgoglio e il coraggio di chi rappresenta la più grande comunità politica d'Europa che noi non abbiamo paura, che noi siamo la comunità politica che sarà la prima forza parlamentare e io spero anche la prima forza politica il 5 marzo, perché noi saremo il primo gruppo parlamentare e il primo partito politico il 5 marzo, e che noi saremo e siamo quelli che hanno preso un paese in una situazione di difficoltà e per mano lo hanno portato fuori dalla crisi.